E bella a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video. Ragazzi, ragazzi, calma, calma, non agitiamoci, è appena iniziato, fermi. Oggi ragazzi siamo qui nuovamente con un altro video unboxing. Ebbene sì ragazzi, il secondo video unboxing del mio canale. Dato che appunto ragazzi il mio primo video unboxing è andato molto molto bene, ho visto che comunque è piaciuto a tantissimi di voi, perché comunque come sapete io leggo sempre i vostri commenti, ho deciso di riproporvi nuovamente un secondo unboxing. Ma questa volta un unboxing più particolare di quello di prima. Perché signori, questa volta non ho ordinato un prodotto da Amazon, ma un prodotto... Fermi, musica suspense. Un prodotto di Wish, signori. Un prodotto di Wish. Partiamo dal presupposto, ragazzi, che io su Wish non ho mai ordinato assolutamente niente. Infatti ho fatto un ordine bello sostanzioso, perché ho già in mente alcuni video da fare qui sul mio canale, sempre di unboxing, e ho ordinato su Wish tantissime cose che mi devono ancora arrivare. Considerate che molte cose ormai le ho ordinate da più di un mese e ancora non ho visto niente, se non semplicemente due prodotti. E appunto uno di questi prodotti lo andremo ad unboxare oggi, ragazzi. E stiamo parlando proprio di... Magari mettiamola giusta e non al contrario. Martina, complimenti. Siamo qua ragazzi per unboxare la nostra tastiera a una mano da gaming. Non so se mi spiego, una tastiera da gaming a una mano, ragazzi, dovrebbe essere anche meccanica. Allora, devo fare una piccola premessa. Sinceramente ho molta paura a toccare il fronte di questa scatola, perché come vedete è tutto quanto appiccicoso. Infatti secondo me il corriere ci ha letteralmente di sopra. Il pacco ragazzi è completamente tipo aperto, sfondato, appiccicoso, etichette cinesi. Ma veramente raga, una cosa veramente mai vista nella mia vita. Ma comunque, prima di andarla ad unboxare, andiamo a vedere direttamente su Wish che cosa appunto ho acquistato. Andiamo a vedere le caratteristiche. Caratteristica di questa tastiera, ok? Quindi switchiamo subito scena e andiamo a vedere. Eccoci qua ragazzi, finalmente sulla pagina di Wish dove ho acquistato questa fantastica tastiera, o perlomeno si presuppone sia fantastica ragazzi, quantomeno io ci spero un minimo, visto e considerato che comunque la tastiera l'ho pagata ben 16 euro, come potete vedere da qua il prezzo che è, quindi speriamo sia un minimo decente. A vedere dalla foto diciamo che sembra molto molto bella, sembra ben fatta, e peraltro ha una cosa molto importante per noi videogiocatori, che ovviamente è la questione dell'RGB. Perché l'RGB è una cosa sacrosanta, divina. Si sa che più RGB abbiamo, più FPS facciamo nei videogiochi. Speriamo sia effettivamente così bella. Comunque, nuova tastiera di gioco meccanica K15 con una mano. Non chiediamo cosa intenda avere una mano, ma si presuppone la tastiera. Tastiera di gioco meccanica per giocatori PUBG. Sì ragazzi, perché nel caso in cui non l'abbiate ancora visto, praticamente questa tastiera ha le iconcine nei tasti proprio a tema di PUBG, che ovviamente a noi non ci interessa, perché noi a PUBG non giochiamo, che perlomeno io non ci gioco, e noi lo andremo a provare ovviamente su Fortnite. Ma comunque vi dico, così a vederla sembra veramente una figata assurda. Ovviamente io spero che sia effettivamente così. Non ci resta che andarla a scoprire facendo ovviamente l'unboxing di questa scatolina. Che, oddio, la scatolina fa un po' cagare ragazzi, vi giuro. È tutta appiccicosa e veramente inguardabile. Quindi speriamo ovviamente che l'interno, diciamo, sia leggermente migliore dell'esterno. Quindi ragazzi, passiamo con l'altra scena e passiamo all'unboxing. Ebbene signori, ci siamo. Siamo qui con il nostro pacchettino. Come vedete è completamente tutto quanto incollato. Io ho veramente paura, paura a toccarlo. Questa è la confezione. Ovviamente made in Cina, perché giustamente non potevano esserlo. Tastiera da gioco a mano singola. Avete capito ragazzi? A mano singola. Mi dissocio dalle battute che si potrebbero fare, ma eviterò. Questa comunque è la confezione. Non è neanche sigillata. Cioè c'era lo scotch. Vedete, c'era, ma è completamente tolto. Qua ci sono tipo cose di, non lo so, evidenziatore, non lo so che... Ragazzi, c'è, non lo so, una confezione così non l'ho mai vista. È completamente spaccata, vedete come si apre tranquillamente. Non lo so, raga, è molto strana, quindi andiamo ad aprire lateralmente e vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo già la tastiera, ma che unboxing è? Raga, ma cos'è? Non c'è nulla! Guardate! Guardate! Così, cioè, lo buttiamo via, non serve a niente. Cioè, abbiamo già la nostra tastiera, raga, che ovviamente con le istruzioni prettamente, appunto, in cinese o giapponese, non so che lingua sia, ma comunque, qui abbiamo il nostro cavo. E qua, ragazzi, c'è la confezione, è letteralmente questa. Cioè, l'hanno confezionata così. Cioè, ok. Questa è la tastiera come si presenta, ovviamente con il cavo che sembra abbastanza lungo. Qui c'è il login del brand che si chiama, non so come si legge, Ziyuleng. Ziyuleng, ok? Questo è il retro, ovviamente, con scritto Made in Cina, con il modello. E questa è la tastiera come si presenta. Vediamo un po' i tasti. Oh, raga, è meccanica veramente? Ah, fa un rumore assurdo!
Sentite ragazzi, facciamo un po' di ASMR, vero? Cioè, ragazzi, fantastica! Il rumore è bello, anche diciamo esteticamente sembra molto molto bella. Sembra più che altro scomodo questa parte qui, che serve il poggiapolsi. In realtà io non l'ho mai utilizzato i poggiapolsi, però... Cioè, in realtà, raga, l'unboxing è così semplice, cioè non c'è nulla da far vedere. Vediamo giusto per sicurezza le istruzioni, ragazzi. Incredibile, Oh, ragazzi, istruzioni validissime, leggiamo insieme. Ok, perfetto, ragazzi, capito tutto, vedete? Cioè, assolutamente ho capito tutto. Un packaging così non l'avevo mai visto in vita mia, ragazzi. Non a caso è il primo prodotto di Wish che ricevo. In realtà ne ho anche un altro da unboxare, infatti sinceramente ho molta paura di farlo. E niente raga, andiamo a collegarla e vediamo un po' com'è fatta la questione dell'RGB. Bene ragazzi, è stata tragica diciamo per il cavo, perché in realtà è molto corto. Quindi adesso ho trovato una prolunga immediata, perché sennò letteralmente non potevo collegare la tastiera. Andiamola a collegare e vediamo i colori. Siete pronti? 3, 2, 1. Se connette. Dai, connettiti! Eccola signori! Eccola, incredibile, gli RGB, incredibile, sono molto spenti, però ricordiamo che è una tastiera da 16 euro. Ma diciamo ragazzi che, vi ripeto, cioè esteticamente proprio da vedere non è per niente male. Cioè in realtà è molto molto bella, ci sta, perché comunque ha il suo perché, i tasti sono fatti bene, anche la parte meccanica. Lo sapete comunque, poi la parte dell'RGB è una delle più importanti, perché più RGB avete, più FPS fate nei videogiochi. Molto semplice. Bene raga, la parte dell'unboxing l'abbiamo in realtà fatta, quindi non ci resta che andarla a provare su Fortnite. Quindi andiamo a provarla e cambiamo immediatamente scena. Ragazzi, eccoci qua con la nostra fantastica Handycam, sempre presente. Come vedete abbiamo la tastiera montata. Vi devo dire ragazzi che ho trovato subito un problema. Cioè non ho un tasto per alt appare. Cioè l'unico modo che ho è fare tipo alt più tab, perché il tasto Windows non c'è. E poi anche i tasti per aumentare la luminosità non funzionano. Cioè la combinazione non funziona. Molto strano, molto strano. Però adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a provare questa tastierina su Fortnite. Ok ragazzi, siamo finalmente in partita con la nuovissima tastiera RGB da gaming di Wish, ok? E noi la andiamo a Coney Crossroads, alla nostra amatissima crocevia. Peraltro c'è un sacco di persone. Abbiamo un SMG che sinceramente vorrei cercare di prendere. No, ragazzi, c'è un difetto. C'è un difetto. Non salta. No, fermi. Cos'è sta roba? Fermi un attimo. No, raga, fermi un secondo. C'è qualcosa che non cosa. Ok, posso switchare le armi. Incredibile. Il personaggio non salta. La barra spettatrice non funziona correttamente. Vi faccio vedere. Se io premo tipo di lato, vedete, il personaggio non salta. Vedete che sto premendo? Vedete, se premo tipo qua sotto. Ok, nei bordi, nell'angolo proprio va. Qua non proprio. Vedete? Se premo qui non salta, salta solamente tipo ogni tanto. Dovrei proprio premere il centro, proprio così. No, raga, sta cosa è terribile. Prendiamo le splash. Ok, nemico abbattuto. Ok. Sono tutti con Spider-Man comunque, raga. Tutti letteralmente con Spider-Man. Arco fiammeggiante. Anche editare, ragazzi, è difficilissimo. Ragazzi, vi giuro, editare è la cosa più complicata del mondo. Questo rumore. Ah, l'uragano, qua il tornado. E finalmente! Diciamo di morire, eh? Ok, facciamoci le splash, ci fulliamo. Portiamo la nostra amata carabina. Questo potremmo farlo cadere in realtà. Ok, l'abbiamo fatto cadere Spider-Man. Usiamo anche noi Spider-Man, ti prego, saltami. C'è un alieno. E Billy. Billy, non scappare! Il nostro Billy, ragazzi, è morto ufficialmente. Povero Billy. Ok. Però manca uno all'appello, raga. Dove è finito l'ultimo tizio che stava scappando? È scappato veramente con Spider-Man?
La kill più facile della storia. Ma? Calma. Traiardino ammazzato. Andiamo ad ammazzare anche quell'altro che ci ha cecchinati. Cosa vuoi? Ragazzi, il mio personaggio non salta. Cioè, questa cosa non è inguardabile, vi giuro. Cioè, devo proprio spaccare la barra spezzatrice per saltare. Oh mio Dio, che fastidio. Ragazzi, veramente, non ho acquistato questo prodotto su Wish, ma nella vita. Salta. Salta, per favore. Ok. Dio mio, ma non è mai stato così difficile. Ok. Siamo contro due player. Pochissimi. Giuro ragazzi, mi sento veramente una stupida a giocare. Cioè, non... Salta. Salta! Mi sto incazzando tantissimo, raga. Non ho mai avuto così tanti problemi nel buildare, nell'editare. Attenzione, questo player è incredibile, non vuole morire. Vi giuro ragazzi, l'avrei già pushato. Il problema è che il fatto che non posso saltare, non mi sento per niente confident. E la va a vincere con la tastiera di Wish da gaming Super RGB che non salta. Guardate come non salta. Beh, ora non può saltare più ovviamente. La va a vincere ragazzi, la partita veramente ambigua. C'è una partita così squallida, credo nella mia vita di non averla mai fatta. Ma neanche in season 1 o season 2. Cioè, avevo il personaggio che non saltava, non potevo editare, non potevo fare nulla. Bene ragazzi, siamo arrivati al termine di questo video. Beh, che dire ragazzi, vi do un piccolo feedback inerente a questa tastiera. E ripeto, diciamo che esteticamente, come avevo detto già anche prima, è molto 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 bella, nel senso che è fatta molto bene. È bello il fattore dei tasti meccanici, è bello l'effetto RGB, ed è proprio fatta molto molto bene. Il problema in sé è che proprio ci sono dei tasti che sono completamente buggati e non funzionano, perché lo spazio letteralmente non funzionava. Dovevi premerlo proprio al centro di prepotenza, con forza, quasi a spaccarlo, perché sennò il personaggio non ti saltava. Questa cosa purtroppo è una pecca. Stessa cosa per la G e stessa cosa per il tasto Windows, che in realtà purtroppo non c'è. Quindi ragazzi, io vi dico, tastiera completamente bocciata a parer mio, perché non è possibile che comunque con 16 euro almeno i tasti comunque, cioè, devono funzionare per forza, ok? Cioè, piuttosto non mi metti l'RGB, ma i tasti devono funzionare. Quindi direi che come primo prodotto di Wish completamente bocciato, ragazzi. Assolutamente no. E quindi niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto vi invito a lasciare tanti pollicioni e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo video e se volete altri video di questo genere. Quindi niente ragazzi, dalla vostra Kratomis è tutto, noi ci becchiamo un prossimo video, bella a tutti ragazzi!